Spinelli, intanto benvenuto a Teramo. Sì, salve, buongiorno a tutti. Grazie. Come è andato questo colloquio con il sindaco? Ma è normale, come pensavo, positivo a 360 gradi, anche se io uso sempre la frase a 720 gradi, sarebbe dire doppio giro positivo. Ci sono tutte le condizioni, le possibilità di far bene e speriamo di questo ricorso al TAR che ci dà questo grande aiuto che abbiamo bisogno. Anzi, faccio un appello al TAR di usare un buon senso a questa comunità, avendo avuto già tanti disagi, di non darci il colpo finale a questa comunità, perché ne ha bisogno di essere sostenuta, magari nelle disgrazie che ha subito, se oggi magari si userebbe un po' di buon senso. E lo chiedo da parte mia, da Spinelli Giuseppe, che il TAR sia veramente un po' più clemente e darci questa possibilità. Anche se mi danno un'altra possibilità di sistemare qualche cosa e loro mi danno il via, io mi attiverò a sistemare quando la somma mancante, però ho bisogno anche delle garanzie che loro mi danno questa possibilità. E se non gliela dessero? Adesso giochiamoci questa carta e poi si vedrà in discussione il da farsi, però penso ormai non mi posso più tirare indietro, perché è una cosa che mi appartiene personalmente, che ci ho lavorato tanti mesi e penso di far bene. Cioè, l'ipotesi Serie D con Giuseppe Spinelli e con una nuova società, lei la scarta a priori? Io non scarto niente, però adesso ci dobbiamo battere per la Serie C, perché questo club già è stato già con altre situazioni che ha avuto e non è giusto, secondo me, adesso levare questo titolo importante di questa grande cittadinanza, questa città che è meravigliosa. Questa è la prima volta che vengo qua, per rispetto anche per la comunità ho dovuto prima chiamare il sindaco per dirci vorrei venire a Teramo per parlare, e mi ha accolto con tanto entusiasmo, questo mi fa piacere. Grazie veramente di cuore al sindaco, lo ringrazio, è stato molto cordiale. Ecco, il suo progetto sportivo da dove parte, su cosa farà leva? Di fare bene soprattutto, ma è quello che io voglio, il mio obiettivo è calcio sociale, meritocrazia e dare una possibilità di far bene, ma soprattutto è una prospettiva per i ragazzini che domani vogliono iniziare a fare calcio, e senza avere un senso di appartenenza, non avendo un riferimento, una prima squadra, secondo me non c'è nulla. Secondo me parte tutto, come dico sempre, parte dal campo estivo, la scuola calcio, ai dilettanti, alla junior, alla promozione, all'eccellenza, alla Serie D, alla Serie C, alla Serie B, alla Serie A. La Serie A è l'ultima meta giustamente del calcio, però prima si parte dalla parte più bassa, dove si creano i fondamenti, anche come questo palazzo bellissimo, se non avrebbe le fondamenta non si potrebbe reggere. Secondo me queste sono le cose più fondamentali. Qualora non fosse C sarà D, se la sente di dirlo? E io sinceramente voglio andare in Serie B, penso un po'. Si può andare in B anche partendo dalla D? Ripeto, adesso pensiamo per la C, poi vediamo, non voglio dare questa possibilità, voglio giocarmela col TAR. Se permettete, questa è la mia battaglia che sto facendo, è giusto che anche il TAR ci dà questa possibilità, per favore lo dico, per favore. Non deludiamo a questa comunità che ne ha bisogno, non deludiamola, per favore. Spinelli è uomo di calcio perché con l'Audace, con la Vissartena, una collaborazione anche con l'Ascoli Calcio, insomma riuscirà a conciliare tutti questi impegni, se poi prenderà il via questa esperienza teramana? Allora, quando riguarda il Teramo, riguarda la Vissartena e l'Audace, a me mi ha insegnato una cosa molto importante l'Audace, dove io mi sono proiettato, già faccio da 5 anni sponsor, però prima non avendo tempo di frequentare il mondo del calcio, io diciamo, l'ultimo anno sono stato lì in prima linea a gestirla, e loro dicono, e tutta l'Italia parla di questo signor Spinelli che abbia fatto questa club di eccellenza come una Serie A. E allora ho detto, allora se riesco a fare bene qua, perché non riesco a fare la Serie D, la Serie C? Perché secondo me basta poco, avere dei valori e senso d'appartenenza. Avendo dei giocatori importanti si fa bene, ma soprattutto ci vogliono gli uomini nel campo e poi i giocatori, perché se sono giocatori e non sono uomini, quella è la difficoltà. E io ho sempre cercato di valorizzare tutti i ragazzi, e tant'è vero che
quelli che ci hanno salvato la salvezza nelle audace sono stati tre ragazzi che l'avevano svalorizzato e noi l'abbiamo, personalmente io li ho rivalorizzati e ci hanno fatto salvare diciamo, la serie eccellenza. Però ripeto, il lavoro va fatto a priori, qui c'è tanto lavoro da fare, sarò in persona a impegnarmi a gestire questo club. E poi più siamo più ci divertiamo, lei dice. E voglio arrivare, ecco, quel motto che io usavo io, giustamente più siamo ci divertiamo, ma io voglio dire a tutti i tifosi del club del Teramo, io mi faccio voler bene a tutti, io ce la metterò tutta, io ho 7 figli e per me loro sono altri miei figli, perciò non faccio distinzione. Oggi per me il Teramo è la parte più debole degli altri club, perché adesso gli altri club volano. E penso oggi siamo qua, sono qua personalmente a metterci la faccia per dare sostegno a questo club, ma lo farò con tutto il cuore impegnandomi io di persona.